Scende in piazza per una protesta silenziosa il Movimento 5 Stelle contro l'elezione a Presidente della Repubblica di Giorgio Napolitano. Un mandato bis che per i grillini esplicita l'inciucio fra PD e PDL degli ultimi 20 anni. Non è cambiato niente. Molto peggio, no, così è palese. È palese l'inciucio, è palese il fatto che Bersani, il PDS, il PC prima ha sempre fatto tutto tranne che andare contro Berlusconi. Sotto gli occhi di tutti che c'è un accordo tra PD e PDL, l'hanno negato per anni, ma adesso finalmente anche l'elettorato se ne deve rendere conto, insomma. Ha un cartello in mano, vilipendio la democrazia, come mai? Ho un cartello di questo tipo perché ritengo che oggi sia stato violato il volere di tutti gli italiani. Cosa pensa del fatto che il PD si è ostinato a non votare il candidato del Movimento 5 Stelle, che però era richiesto anche dalla sua stessa base? Non l'abbiamo capito per quale motivo, non ci hanno detto per quale motivo Rodotea non andasse bene. Quindi loro hanno preferito Napolitano, e beh, noi siamo qua a protestare. Noi volevamo un presidente di tutti e il presidente di tutti gli italiani era Rodotà. Sulla rete sono usciti i primi motivi del perché il PD non votava Rodotà, ovvero perché era stato scelto con un'elezione dalla rete e quindi non dal Parlamento. No, ma secondo me sono tutte scuse. Il fatto che 20 anni non hanno fatto niente contro Berlusconi è già questo tutto, cioè c'è stato un commento di Scanzi e di Travaglio, due commenti, uno simili, tutti e due, che parlavano proprio di come il PD non ha mai fatto niente contro Berlusconi. Napolitano è un presidente forse il peggiore che abbiamo avuto degli 11, e a farlo doppio, cioè proprio. È un raddoppio dello schifo, cioè io, non mi rappresenta. Se io devo dire che Napolitano è il Presidente della Repubblica, no, non è il mio Presidente, assolutamente. A livello personale dico io perché l'avevano scelto i grillini, quindi non potevano comunque dare ragione a Grillo, dovevano per forza dargli contro. Questa è la mia opinione personale. Adesso probabilmente amato. Aggiungiamo merda allo schifo, quindi cioè. Lo vedo malissimo perché Amato era il portaborse di Craxi, quindi si ripetono cose che in Italia io personalmente ormai ho 66 anni e vedo da 40 anni, insomma, è ora di finirla. 20 anni fa lo abbiamo avuto e beh, adesso vediamo cosa succederà. Noi siamo lì per sorvegliarli e controllarli. In sostanza però non è cambiato niente. Nulla. Si è scoperto l'inciucio. Dopo 20 anni è venuto fuori quello che è successo. Si ha ancora forza per continuare questa battaglia rivoluzionaria, visto che non è cambiato niente? Ma io quasi quasi dovrei ringraziare Bersani perché mi ha fatto ritornare dopo 45 anni su una piazza. Ero dal 68 che non ci andavo più in piazza. Adesso disoccupato, oddio, esodato e quindi sono ringiovanito praticamente, sono ritornato a manifestare. Bello, no? Federico Lega per Ravenna Web TV.